Vince gol di Ciccio Cigna. La prima giornata del girone di ritorno della Toscia Football Cup nel girone C si apre con la vittoria del Malarazza contro il Marinot. La squadra di Cigna deve rivendicare la prima sconfitta in campionato proprio ad opera di Usai e compagni, e si porta praticamente subito in vantaggio di due reti con Cigna e Tagliavia. Nella ripresa però cambia completamente la partita, e allora il Marinot cerca di riaprire una partita equilibratissima. Tante occasioni da una parte e dall'altra, è una bellissima, improbabilissima doppietta di Vimento, data a 5,60 alla SNAI e a 6,30 da Eurobet, che manda in estasi l'indisponibile Patti in panchina. Non si posso credere, ragazzi. Non c'è però neanche il tempo di sognare il ribaltone che catapulterebbe il Marinot a ridosso delle prime della classe, che arriva il fantastico gol di Ivan Battaglia con un magheggio dei suoi che fa saltare i gangheri a Calandra Cresta, che si erano giocati il 2-2. Vittoria Malarazza. Che gol! Non si crede. Realmente i poveri iniziano nel peggiore dei modi per Tusa e compagni. Sotto gli occhi di un tesissimo presidente Musco vanno subito in vantaggio gli arancioni, più decisi e ordinati degli avversari. Sembra finalmente esserci organizzazione e gioco di squadra nel Realmente. Nei poveri invece si sente moltissimo l'assenza forzata di Galeano. Senza la loro punta di diamante i poveri devono rivedere le loro trame di gioco, ma il recente risveglio del fantasista Locurto non ha fatto dormire per giorni le furie arancioni. Ed è proprio Locurto a cambiare le sorti del match con 4 gol di pregevole fattura e giocate importanti che ridanno vigore alla manovra offensiva. Finisce 9-3 poveri. Lo vuoi un po' fare la squadra. Guarda, non sto dispiacere, lascia stare. Non c'è il Segnano 9 gol anche i Busardi Mosci. Nonostante sia il capitano della squadra, se ne va a raccogliere olive e zucchine in campagna Giovanni Gioia. E allora, come sempre in sua assenza, i Busardi sembrano il Barcellona di Guardiola. Con Salamone e De Gregorio scatenati ed entrambi i fratelli d'Uso Sce finalmente in campo,
e finalmente decisivi per le sorti del match. L'altra parte si impegnano tanto gli astronzi e nonostante i 9 gol subiti è la difesa il reparto che sembra migliorato di più nelle ultime domeniche, con Graziano vero e proprio leader e Leone che ce la mette veramente tutta. Astronzi sempre ultimi, ma sempre più squadra, simpatia. Partita dura per la capolista Barbasacca. Questa volta sono i rivoluzionatissimi Air Gallery a provare a mettere KO la capolista. La partita è bella ed equilibratissima ed è veramente un grandissimo piacere rivedere in campo Fabrizio Ardizzone, uno dei più grandi estimatori dei nostri tornei. In campo tuttavia vogliono subito chiudere la pratica i gialli, che riescono a portarsi in vantaggio per 2-0 nonostante la buona partita dei rossi. Secondo tempo da incubo per i Barbasacca, pareggio in meno di 2 minuti degli avversari, che sembra spezzare le gambe a Sacca e Giorlando. E gol finale di Palazzolo, che invece fa proprio girare le palle all'ottimo di Blasi. 3-2 Barbasacca. Non ti credo, ragazzi. Bravo! Va bene, diciamo che oggi abbiamo fatto il possibile, la prima partita un mese non giocavo, alla fine un 3-2 sofferto, ma ci sta. Che sensazioni hai di questa squadra? Che si può fare? Positive, però prima dobbiamo giocare tutti insieme, aspettiamo un po' e poi andiamo a rompere le palle un po' quelli di solo. La forma fisica insomma è un po' così ancora. La forma fisica la stiamo recuperando, però dammi qualche giorno e riprendiamo. Va bene, grazie, ciao. Ciao. Partita sentitissima tra Atletico Attipova e Deschaftop. Le squadre di Gaiano non riescono a vincere da ormai diverse partite contro quelle di Bondi. Non comincia sicuramente nel migliore dei modi questo ennesimo scontro tra due delle squadre che hanno raccolto poco nelle ultime giornate. Passa subito in vantaggio l'Attipova con una doppietta dell'ottimo Guastella, che beffa Gaiano. Nella ripresa però in campo c'è solamente Deschaftop, che prova in tutti i modi a raggiungere il pareggio e ci riesce grazie ai gol di Bonfardeci e ad un'incredibile autorete di Emanuele. Pareggio inutile per tutte e due le squadre. Non ci credo! C'è la paratona di Gugi. Continua il digiuno di vittorie per lo Squadruni. Contro il Tamidi Sestito e Bellavista arriva l'ennesima sconfitta in campionato per Terzo e Ragusa. L'hai capito? L'assenza di Cuffaro pesa come un macigno nei gialli. La presenza di Vasile poi fa il resto
vincono 5-2 da me. Ma di te oggi? Sì. Da segnalare il bellissimo gol però di Daccardi, portiere dell'Usquatruni, che parte dalla sua porta, scambia con Grasso e la piazza all'incrocio. Dami adesso ad un passo dalla zona Champions. Mamma mia. Miracolo del portiere. E dice, ma tutti mi fa la sì. Ma Bobby è ancora un miracolo da dietro.